perché il titolo Brevi cenni sull'universo? Intanto è un omaggio a Gramsci. Alla fine ho scelto questo, Paolo Giordano, sul contagio, che dice: mi torna spesso in mente in queste ore, insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Volevo chiederti, ma quando io facevo il rappresentante di istituto al liceo scientifico di Truve Pollione, siccome alcuni stanno seguendo, ti salutiamo, ma tu dove stavi? Che stavi facendo? Io ero al Pollione e ti ho anche votato, Michele, quindi... Un principio di modifica dell'assetto dell'Europa c'è stato ed è una modifica positiva. Chinnici racconta che quando nel suo ufficio lui chiama un magistrato all'epoca assolutamente sconosciuto, si chiamava Giovanni Falcone, e Chinnici intuisce che ha una gran testa e gli affiderà importanti, delicati processi. Ci racconta che nel suo studio si precipita un altissimo magistrato palermitano, credo il procuratore generale, e soltanto gli fa questo discorso: ma sei matto? Cos'è questa storia che a sto Falcone, che sembra bravo, tu gli affidi dei processi di mafia? Vuoi proprio rovinare l'economia siciliana? Ecco, allora come oggi, e anche questo è l'atteggiamento di chi muove, secondo me, magari inconsapevolmente, con tante cose. Troppa legalità dà fastidio. Scrivere Borgo Sud è stato come mantenere una promessa a loro. Anche lo scrittore per te diventa un personaggio. Il libro è stato assolutamente pensato prima, perché la mia idea era quella di provare ad aggiornare la lettura su una questione che reputo cruciale, che è la geopolitica del cibo. Io penso che di aver scritto fondamentalmente un libro che è anche politico, perché scrivere è sempre un atto politico, secondo me. Quando si scrive si fa sempre un atto politico, cioè politico nel senso non partitico, ma che interessa la polis, la comunità degli uomini. Per questo Liborio non è circoscrivibile, perimetrabile soltanto in una città, in un luogo, ma Liborio può vivere in qualsiasi posto. E quindi io credo che questo rapporto politica e cultura che si è stato scisso, politica e etica altrettanto, ha portato anche a una rottura del rapporto tra politica e partecipazione. Tutto inutile se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale, ed è là in fondo che, in una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente. E Polo, l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e sapere riconoscere chi è cosa in mezzo all'inferno non è inferno. Farlo durare e dargli spazio. Ben ritrovati, grazie mille Marina Sereni, viceministra degli esteri, peraltro reduce anche dal decreto sostegni che in questi giorni è stato elaborato dal governo, magari faremo qualche cenno. Grazie Alfredo De Girolamo, uno degli autori del Il signor Netanyahu,
Israele, 2 anni di politica tra elezioni, stabilità e pandemia. Molto interessante questo libro, insomma, a breve ci saranno ancora le elezioni, le quarte in 2 anni, in un paese che è però ininterrottamente governato a Netanyahu dal 2009, ha superato, fatto record, diciamo, superato anche Ben Gurion. Chiedo subito ad Alfredo come nasce questo progetto e come lo avete costruito anche con gli altri due autori, che Enrico Catassi e Daniel Reichel, quindi anche come avete lavorato, diciamo così, ma perché proprio l'attenzione su questo personaggio e anche proprio, diciamo così, alla vigilia di queste ulteriori elezioni. Buongiorno a tutti, grazie Michele, un caro saluto anche al vice ministro Marina Sereni, che ringrazio molto per aver deciso di commentare con noi questo piccolo volume, che è una guida sostanzialmente al voto. Raccoglie 2 anni di elezioni, due fasi, diciamo, la prima pre-pandemia, la seconda in piena pandemia. Tutte e tre le precedenti elezioni sono tenute prima della pandemia e questa si tiene, diciamo, in una fase in cui la pandemia, Israele ha avuto dei pesanti lockdown, una situazione economica molto molto pesante, come tutte le nazioni del mondo che stanno vivendo questa fase pandemica così complessa. Raccontare Israele vuol dire raccontare un pezzo del Medio Oriente, una nazione che è un po' il crocevia, diciamo, di tante vicende. Abbiamo visto come in questi anni è stato anche affascinante seguire per noi, insieme Enrico e a Daniel, le vicissitudini. Giustamente, Michele, ricordavi che dal 2009 ininterrottamente Benjamin Netanyahu guida il paese, sappiamo bene, un paese in cui il sistema elettorale in questi anni non favorisce, diciamo, rispetto al modello americano, coalizioni certe, maggioranze certe che in qualche modo si possono poi anche alternare. Il sistema elettorale è proporzionale, con una soglia di sbarramento al 3,25%, e sono 4, diciamo, sostanzialmente le aree di riferimento. Abbiamo voluto in qualche modo raccontare brevemente, in modo giornalistico, è un reportage più che un saggio, quello che è successo dalla prima elezione che si è tenuta il 9 di aprile del 2019. Si parte dallo scioglimento della Knesset, del Parlamento israeliano, avvenuto a dicembre del 2018, per arrivare sino allo scioglimento di dicembre 2020 della Knesset ulteriormente, e poi a questi mesi di voto. Ricordo che Israele è uno dei primi stati a rendere quasi tutta la popolazione immune con un vaccino, con un'operazione che Netanyahu ha fatto, diciamo, direttamente lui. Ovviamente, a differenza nostra, non ha dovuto sottostare ai passaggi dell'Unione Europea, di una condivisione, diciamo, anche con gli altri stati che fanno parte della UE rispetto all'approvvigionamento dei vaccini. È andato direttamente alla fonte, dal signor Pfizer, si è preso la sua buona dose di vaccini. Il Washington Post ha scritto che li ha pagati 2-3 volte mediamente quelli che sono stati in qualche modo pagati dagli altri. Però in queste ore, in questi giorni di prevoto, la popolazione sta vivendo sicuramente questa fase in modo completamente diverso. Ecco, queste sono un po' le motivazioni che ho buttato lì, e che fanno sempre diventare, chiudo qui, il voto israeliano un momento di passaggio non banale anche rispetto al quadro medio orientale, e quindi sempre molto interessante, oltre che affascinante, per noi che amiamo, diciamo, il Medio Oriente, commentare le elezioni che lì si tengono. Un po' troppo, forse, si vota, la democrazia non è mai troppa, diciamo, quando si vota, però certo, 4 volte in 2 anni, qualche elemento, diciamo, di riflessione, forse è opportuno che lo inizino a fare anche lì.
Marina, volevo chiederti, nel libro viene raccontato anche il rapporto tra Netanyahu e Trump e poi naturalmente il passaggio da Trump a Biden. Oltre al commento sul libro e su questo progetto, poi mi interessava il tuo punto di vista, no? Che hai visto anche tu, hai visto dal Ministero degli Esteri questo attraversamento. Come è cambiato anche lì il quadro dei rapporti e quanto questo può influire anche in Israele in generale, quanto sta influendo il passaggio di fase tra Trump e Biden? Ma decisamente, intanto grazie per l'invito, grazie ai tre autori, Alfredo porterà i saluti agli altri due. È un taglio giornalistico interessante, indubbiamente per chi è appassionato di Medio Oriente, avere una, come dire, una fotografia, un filmato che ci racconta che cosa è successo in questi due anni, diciamo in questi due anni con quattro elezioni, aiuta a focalizzare uno dei punti che a mio avviso in questo momento un paese importante, una grande democrazia, una delle democrazie, diciamo l'unica democrazia del Medio Oriente sta attraversando. Parto proprio dalla domanda che mi fai tu, Michele, perché il 23 marzo, tra qualche giorno, quando andranno a votare gli israeliani, la campagna elettorale che si è sviluppata in queste settimane è la prima campagna elettorale senza Trump, senza l'aiuto, diciamo così, diretto, sostanzialmente diretto, dell'amministrazione americana alla campagna elettorale di Bibi Netanyahu. Possiamo ricordare che nel 2019, durante la campagna elettorale, gli Stati Uniti fecero il passo del riconoscimento della sovranità di Israele sul Golan, sull'altura del Golan, e nel 2020, nella campagna elettorale del 2020, portarono, diciamo così, in dono al loro alleato Netanyahu il Deal of the Century, cioè la vision, diciamo così, di Trump sul Medio Oriente, che poi ha aperto la strada agli accordi di normalizzazione con alcuni paesi arabi e musulmani. Quindi è la prima volta che Netanyahu ha dovuto fare una campagna elettorale senza avere una sponda a suo favore nell'amministrazione americana. L'atteggiamento di Biden è molto diverso, naturalmente solidamente amico e alleato di Israele, ma anche molto più attento, diciamo così, a tenere un equilibrio nei confronti del resto del Medio Oriente, e anche, diciamo, più esigente su alcuni elementi. Penso al tema delle colonie, penso al tema degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi, sui quali appunto Biden non ha mancato di far sentire all'amico israeliano un punto di vista diverso da quello di Trump. La campagna elettorale, per quello che ho potuto vedere io, che da molto tempo sto cercando di fare una visita ufficiale in Israele, ma per via del lockdown non ci siamo riusciti. Io sono stata, da quando sono viceministra, sono stata in Israele e nei territori palestinesi una sola volta, a novembre del 2019, e poi, diciamo, tutte le altre visite che avevamo programmato sono state disdette per via del lockdown, del Covid. Adesso stiamo riprogrammandola per dopo le elezioni. Nella campagna elettorale Netanyahu è bravissimo a fare campagna elettorale. Intanto diciamo questo: quattro elezioni in due anni un po' ci segnalano un elemento, un merito, che è anche un po' però un demerito, della sua leadership. È più bravo a fare le campagne elettorali che non a governare. Cioè gli è più congeniale fare la campagna elettorale, conquistare il consenso, piuttosto che trovare gli elementi di mediazione, di compromesso, che inevitabilmente, per come è il sistema parlamentare, diciamo il sistema politico israeliano, sarebbe costretto a trovare in Parlamento con degli altri partiti, con delle altre forze politiche. Si è giocato in questa campagna elettorale su scala internazionale due punti: ovviamente gli accordi di Abramo, e cioè l'importanza di una serie di accordi di normalizzazione con paesi arabi, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Sudan, Marocco, e diciamo un'apertura di dialogo con l'Arabia Saudita, che non ha ancora prodotto ovviamente un passo così rilevante.
e la campagna vaccinale, perché la campagna vaccinale è stato un strumento interno, ovviamente, di rapporto con l'opinione pubblica interna, ma è stata anche uno strumento di diplomazia, una diplomazia vaccinale, come la stiamo chiamando noi in questo momento, con incontri negli ultimi giorni, penso alla visita del cancelliere austriaco Kurz, penso al primo ministro danese, poi sono andati Orban e Babis, cioè l'ungherese e il ceco, quindi c'è una grande attenzione su questa esperienza di Israele. Noi abbiamo mantenuto, per esempio, come Stato, come Italia, abbiamo mantenuto sin dall'inizio un permanente contatto tra i loro esperti e gli esperti del nostro Ministero della Salute, perché oggettivamente, pur tra alti e bassi anche dal punto di vista diciamo della gestione, perché ci sono stati momenti di contraddizione nella gestione del Covid anche da parte del governo di Netanyahu, però oggettivamente ci sono stati anche dei grandi successi e la campagna vaccinale è uno di questi. Però c'è stata anche qualche battuta d'arresto, e mi fermo qui perché poi se no parlo troppo, così ti ridò la parola. Per esempio, qualche giorno fa, proprio il giorno in cui doveva ricevere il premier ungherese e il premier ceco, il presidente ungherese e il presidente ceco, era prevista una sua visita, la prima visita di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti. Questa visita è stata cancellata per problemi legati al sorvolo dello spazio aereo giordano. Cioè la visita non si è tenuta perché non è stato consentito all'aereo di Netanyahu di sorvolare lo spazio aereo giordano, a conseguenza di un problema che adesso ancora, diciamo, gli elementi di dettaglio non sono del tutto noti, o meglio ci sono versioni diverse, di un problema che si è verificato in occasione della visita del principe ereditario giordano alla spianata delle moschee. Voi sapete che la custodia della spianata delle moschee è affidata alla Giordania, c'è un meccanismo che affida alla Giordania questo luogo santo importantissimo per l'Islam. Sembrano esserci stati dei problemi legati alla sicurezza, chi doveva accompagnare, quanti dovevano accompagnare, insomma sembrano esserci stati dei problemi per questa visita, e questo avrebbe prodotto la reazione da parte della Giordania circa il permesso di sorvolo. Perché cito questo episodio? Cito questo episodio perché mi pare ci consegni e consegni a Israele, a chi governerà Israele nel prossimo futuro, un tema che è il fatto di avere importanti accordi di normalizzazione, importantissimi, che sicuramente hanno un effetto positivo sull'area, ma questi accordi di normalizzazione che apparentemente avevano marginalizzato il tema palestinese non saranno sufficienti, cioè saranno costretti, comunque vada, si tornerà anche grazie al fatto che alla Casa Bianca siede Biden, si dovrà tornare ad occuparsi del conflitto israeliano-palestinese, della questione palestinese e di una possibile ripresa del processo di pace. Chiudo dicendo, ma poi ne parliamo se volete, che quest'anno è l'anno elettorale, teoricamente, facciamo gli scongiuri anche per i palestinesi, che hanno finalmente trovato un accordo, c'è stato un decreto presidenziale che ha fissato diverse elezioni, la prima delle quali dovrebbe essere il 22 di maggio, e quindi dopo molti anni, le ultime elezioni sono del 2006, dopo molti anni anche i palestinesi sarebbero chiamati al voto, e questo mi pare un altro dato importante da tenere in considerazione. Su questo tema magari ci torniamo, però volevo chiedere a Alfredo, anche a lui, che previsioni fa dei rapporti Netanyahu-Biden, ma prima ancora naturalmente che previsioni fa sul voto, visto che, cito, sondaggio pubblicato dal quotidiano Ma'ariv, che dice sostanzialmente ancora stallo, restano decisivi Bennett e il piccolo partito arabo di Mansour, nonostante il Likud di Netanyahu sia in risalita, però sostanzialmente fotografa una situazione che non è molto diversa da quella delle ultime tre elezioni. Alfredo, tu che idea ti sei fatto di come andranno queste elezioni? Ma condivido quello che Marina Sereni ha detto sul rapporto con gli Stati Uniti, quindi la risposta è quella. Anche per me, con Biden ovviamente cambierà
un po' il profilo delle relazioni tra i due stati, ma non tantissimo, diciamo. Poi è chiaro, Trump è stato colui che ha sostenuto Netanyahu, direi come non mai nessun presidente degli Stati Uniti si era spinto a tanto nella sua storia, non solo quello che ricordava Marina Sereni, ma anche il famoso passaggio così tanto discusso della sede dell'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, quindi utilizzare Gerusalemme per aggiungerne una, diciamo, al dibattito politico, cosa che non si fa, non solo perché c'è una risoluzione delle Nazioni Unite su Gerusalemme che vale sempre, ma anche perché non è opportuno, diciamo, utilizzarla a fini di propaganda elettorale, proprio sbagliato. Però dopodiché Trump si è prestato anche a questo. Trump ora non c'è più, c'è Biden, che avrà relazioni, io immagino, molto più ordinarie, diciamo, rispetto a quelli che sono stati gli ultimi 4 anni, tenendo conto che sì, gli accordi d'Abramo aprono, e queste sono indubbiamente una grande novità, come diceva Marina, aprono a una relazione diretta e quindi non più mediata di Israele al mondo arabo. Un fatto di enorme portata, già i tour operator stanno lavorando, per dirne una, ai prossimi mesi per fare in modo che gli scambi anche culturali tra i due mondi possono essere più diffusi, più veloci, in qualche modo le culture si possano integrare anche per la particolarità di Israele. Io direi che la più grande operazione politica che Netanyahu abbia portato a casa, che forse gli varrà dopo il 23 marzo la leadership, diciamo, della sua alleanza di destra, fortemente di destra, incentrata oltre che sui due partiti storicamente ultraortodossi che lo sostengono da sempre, anche su una formazione di destra, anche questa che potrebbe superare la soglia del 3,25%, e poi, come ricordavi ora Michele, non banale, questo accordo con Mansour, con Ram, con la lista araba, che questa volta non si presenta unita come è stata l'ultima volta l'unità della lista araba aveva portato molti arabi israeliani al voto, stiamo parlando del 20% della popolazione israeliana, è una popolazione araba, che in genere vota meno e che invece l'ultima volta aveva votato di più, proprio perché si erano presentati tutti insieme e sembrava che potessero essere loro, diciamo, l'ultima gamba del tavolo della coalizione di Gantz, che ci siamo un po' dimenticati, il generale Benny Gantz che prima si candida, diciamo, contro Netanyahu dopo essere stato il suo braccio operativo nelle ultime missioni da generale a Gaza, poi tra virgolette guida un rassemblement che in qualche modo doveva fargli le scarpe, per poi allearsi con lui e essere tradito, tra virgolette, a dicembre dell'anno scorso con la non approvazione della finanziaria e il ritorno al voto. Dicevo che la lista araba l'ultima volta sembrava che potesse essere l'ultima gamba, diciamo, del tavolo e dare quella maggioranza alla coalizione anti-Netanyahu. Poi Netanyahu è stato più bravo, si è portato Gantz con sé. Tirarsi dentro tutti gli arabi, sono liste molto eterogenee tra loro, non era facilissimo anche per Gantz, e quindi alla fine il tentativo non è riuscito. Cosa fa oggi Netanyahu in questa ultima campagna elettorale? Apre un fronte con gli arabi, si porta dalla sua parte Ram, e che se dovesse superare il 3,25% potrebbe, con i suoi almeno quattro deputati, essere, diciamo, l'ago della bilancia per la vittoria finale. I sondaggi ci dicono che
i 61 deputati necessari per avere la maggioranza alla Knesset dipenderanno anche dall'altro ex alleato di Netanyahu, che è Bennett, con Yamina, che è una forza naturalmente, diciamo congenialmente, legata a Netanyahu, ma che proprio sulla pandemia nei mesi scorsi aveva cavalcato l'onda, come ricordava anche Marina, perché c'è stato, come dire, ora Israele, come dire, conta un risultato positivo, ma nei mesi scorsi qualche problemino l'hanno avuto anche loro, e Yamina aveva molto, Bennett aveva molto picchiato duro, diciamo, su questo, sull'inefficienza in qualche modo del governo Netanyahu. Ecco, potrebbero essere le due novità: un risultato positivo di Bennett, che è intorno a 10, 11, 12 seggi, queste sono le proiezioni dei sondaggi, e il superamento della soglia da parte della Lisara, che sarebbe la grande novità, perché potremmo leggere che gli accordi d'Abramo in qualche modo possono portare una lista, tra l'altro molto conservatrice, anti diritti civili, diciamo, quindi più congeniale alla politica di Netanyahu, addirittura al governo con Netanyahu. Alfredo, nonostante l'altra volta Netanyahu ha inchiodato Gantz proprio nel rapporto con gli arabi, no? Lo ha contestato durante la campagna elettorale, tant'è che si è dovuto, in sostanza, un contropiede a proposito della bravura in campagna elettorale. Eh sì, no, il falco come soprannominato è un falco. Piacerebbe tanto anche a te, Michele, seguire le campagne elettorali in Israele. Tu sei un cultore anche tu di campagne elettorali, perché come me siamo dei tecnici appassionati. Mi accontento dei tuoi libri. Ma sono simpatiche, perché lui davvero ha ragione, Marina, davvero è un animale politico, come volgarmente si potrebbe definire un uomo da campagna elettorale. Non è però questo, è un fine politico, non c'è dubbio, al di là delle battute. È un uomo che ha saputo navigare negli ultimi 12 anni, ma ricordiamoci che lui è stato premier anche dopo la morte di Rabin, dal 96 al 99, un momento terribile per la storia di Israele, tra virgolette, dopo la grande onda, diciamo, di Rabin e la sua morte. È stato premier anche in quei 3 anni, e quindi è un uomo che sicuramente sa leggere quello che Israele oggi rappresenta. Nello stesso tempo però è anche molto contrastato, è amato e contrastato allo stesso modo. Se dovesse riuscire a prevalere, questo è dovuto alla sua grande alchimia nel costruire queste maggioranze, queste alleanze, anche dopo il voto, non solo prima, le costruisce prima e anche dopo, ma nello stesso tempo però si porterebbe dietro un paese comunque spaccato a metà. Grazie, naturalmente questo è anche il frutto del proporzionale puro, con uno sbarramento così basso, non so se Marina su questo, però volevo leggere a Marina, pagina 52, questa, diciamo, osservazione del giornalista Ben Caspit a proposito della vicenda palestinese. Il progetto di Trump è quasi identico a quello che il primo ministro Isaac Rabin ha tracciato come base per i negoziati con i palestinesi sugli accordi di Oslo. All'epoca la colomba Rabin parlò di uno stato minus smilitarizzato per i palestinesi sul 75% della Cisgiordania. Perché volevo chiederti, proprio a conclusione del tuo intervento, appunto facevi cenno a questo tema, come si può riprendere questo argomento, da quale, diciamo, come si recupera il bandolo di questa matassa? Ma il bandolo si recupera, è molto complesso, è una situazione molto deteriorata ovviamente sul terreno. Io penso che per quanto noi si sia molto vicini a Israele, amici di Israele, dobbiamo pure vedere che cosa Israele non ha fatto o ha fatto di sbagliato in questi anni nei confronti dei palestinesi. Per esempio l'aumento molto forte degli insediamenti e
la rottura, diciamo così, della contiguità territoriale nei territori di West Bank è un elemento che rende molto complesso immaginare uno Stato palestinese indipendente in quei territori, no? Questo è, diciamo, un po' il punto di partenza della vision di Trump, che diceva: beh, prendiamo la situazione sul terreno, la situazione sul terreno è molto cambiata, lo Stato palestinese non può più essere considerato quello dentro i confini del 67. Però il bandolo come si riprende? A mio avviso si riprende su tre punti. Il primo è l'unità dei palestinesi, nel senso che una delle grandi debolezze di questi anni della vicenda palestinese è stata la divisione e la mancanza di una forte legittimazione popolare. Per questo io penso che sia importante la scadenza elettorale. Hamas e Fatah sono divise, ma hanno trovato, anche grazie a un lavoro di mediazione fatto dall'Egitto, hanno trovato un punto di unità. Ora ci sono delle divisioni interne a Fatah, soprattutto perché ovviamente l'avvicinarsi di una scadenza elettorale sta costringendo tutti a pensare al dopo Abu Mazen, cioè al dopo di questa situazione molto 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 debole. E vediamo, cioè io sono molto convinta che se vogliamo essere amici dei palestinesi dobbiamo spingere i palestinesi a fare queste elezioni, dobbiamo chiedere agli israeliani di aiutare queste elezioni palestinesi, dobbiamo cercare di non avere ostacoli che diventino dei pretesti per non svolgere le elezioni palestinesi, e dobbiamo avere la forza di riconoscere che ci può essere un governo palestinese nuovo anche con delle componenti che fanno riferimento ad Hamas. Questo è un punto di discussione ovviamente anche in Europa, credo che però se vogliamo spingerli sulla strada della democrazia dobbiamo spingerli sulla strada di abbandonare la strada della violenza e avere un effettivo percorso di transizione verso una struttura democratica. La seconda cosa che serve per riprendere il bandolo sono negoziati diretti, non c'è nessun'altra possibilità. Noi possiamo, la comunità internazionale, io credo che in questo momento, soprattutto alla luce dell'amministrazione, della nuova amministrazione Biden, ci sia un ruolo dell'Europa che deve essere molto forte, molto visibile. E noi italiani stiamo lavorando insieme alla Spagna per costruire anche, diciamo, una proposta che vada oltre, diciamo, quello che abbiamo già detto qui come europei. Gli europei si sono divisi sul processo di pace in Medio Oriente, non è un mistero. Noi dobbiamo ritrovare un'unità sostanziale dell'Europa per poter giocare un ruolo di facilitatori, ma facilitatori di negoziati diretti, perché il processo di pace passa necessariamente per negoziati diretti tra israeliani e palestinesi. Mi interessa chiederti anche, Marina, anche alla luce di questa vicenda specifica di cui ragioniamo adesso in Israele, la qualità della democrazia. Una delle cose che ho letto della democrazia israeliana, ma in generale della democrazia, una delle cose che ho letto con più interesse a pagina 68 è i cortei di dissenso nella gestione della prima fase della pandemia, ai quali, all'imprescindibile slogan dell'opposizione, chiunque tranne Netanyahu, se ne aggiungono altri: solidarietà, Black Lives Matter, fine dell'occupazione dei territori palestinesi, rispetto delle comunità LGBT. Nelle piazze gli studenti invocano lavoro, i commercianti indennizi, l'amalgama e la critica alla gestione dell'epidemia messi in atto dall'attuale esecutivo. Quindi, diciamo così, una forma di vitalità che poi abbiamo visto anche in altre parti, che però poi si arena un po' nelle secche della politica e nella difficoltà, in quel caso, in quel territorio, poi di una sinistra disgregata, in cerca di leader da tanti anni, in preda di guerre fratricide. Però, insomma, adesso al di là dello specifico, sia la vicenda statunitense che le altre, penso alla parabola di Johnson, molti leader che pre-pandemia avevano alcune caratteristiche molto nette, macismo, sovranismo, in qualche tratti sovranismo, oltre ad altri invece che tendono anche addirittura a estremizzare, comunque di destra, sembrano dopo la pandemia, soprattutto col passare del tempo, perdere vigore ed essere più in difficoltà, anche perché diciamo in molti casi
hanno affrontato questa, la sfida pandemica, soprattutto all'inizio, in modo completamente sbagliato. Però ecco, appunto, la domanda è più di fondo. In questa nuova fase, questa che si è sviluppata e nella quale siamo ancora immersi, diciamo, pandemica, qual è lo stato di salute delle democrazie nel mondo? Ma bella domanda, ma ci abbiamo più 2 minuti, per cui penso che dobbiamo accontentarsi. Quindi si risponde sta bene e sta male. Accontentarsi di 2 battute. La prima la faccio su Israele. Ovviamente quello che tu hai, a cui tu hai fatto riferimento, è una società che ancora contiene dei fermenti progressisti, ma che non ha un interprete politico. Quindi penso, io sono, diciamo, ho conosciuto in Israele un grande partito laburista, ho conosciuto in Israele dei partiti alla sinistra del partito laburista come Meretz, eccetera. Tutto questo è sparito, diciamo così, non c'è più nulla. E io penso che questo sia un problema, perché invece nella società israeliana questi fermenti liberal e progressisti ci sono, e quindi manca un interprete politico. Un altro segnale che a me pare non fisiologico delle democrazie, e in questo caso anche in Israele, è una eccessiva polarizzazione. Si sta facendo una campagna che è sempre un referendum pro o contro Bibi. Questo ovviamente non consente poi di facilitare la soluzione dei problemi del paese. Ecco, noi stiamo vivendo in Italia una situazione di eccezionalità a rovescio, no? Il presidente Mattarella ha evocato l'interesse nazionale e ha messo tutte le forze politiche nelle condizioni di dover dire sì o no ad un governo che non avesse un profilo politico così marcato. Siamo finiti tutti noi in un governo in cui c'è da Leu alla Lega, passando per il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, eccetera, eccetera. Io penso che questo sia uno dei punti di cura delle democrazie che ci dobbiamo caricare. È difficile, però mi viene in mente che non a caso la parola curare è stata molto usata da Biden dopo la vittoria su Trump, perché anche Biden ha ereditato un paese troppo diviso, troppo polarizzato, e con questa eccessiva polarizzazione nelle democrazie non vincono le soluzioni progressiste, a mio avviso, vincono le soluzioni semplificatrici e quindi vincono le soluzioni di destra. Quindi è nostro interesse tentare di curare la democrazia in maniera tale da avere certamente delle alternative che si confrontano e che competono, ma senza mai mettere questo al primo posto, mettendo sempre di più al primo posto l'interesse nazionale. Alfredo, anche a te una battuta. No, mi piace molto questa, sì, mi piace molto questa conclusione di Marina. Curare le democrazie partendo dagli Stati Uniti e dalle divisioni, diciamo, che questo voto americano, questo recentissimo voto americano lascia sul tappeto, e anche il ritorno di Trump, perché abbiamo subito visto che vuol tornare in pista, e vuol tornare in pista anche guidando il Partito Repubblicano e non solo. Quindi curare le democrazie è il grande obiettivo, partendo dalla nostra Italia, ma guardando a quello che succede un po' ovunque, altrimenti quando non si curano le democrazie arrivano le dittature, anche sotto forme di democrazie, e questo è molto pericoloso, diciamo, e quindi sarebbe da evitare. Alfredo, ascolta, volevo chiederti, forse è un'osservazione un po' schematica, ma se diciamo il governo di salvezza nazionale, di unità nazionale in Italia ha diviso il centrodestra, no? C'è un importante partito che i sondaggi danno sopra il 15%, quello della Meloni che sta all'opposizione, in qualche modo quello che è successo alle ultime elezioni in Israele è un po' il contrario. L'accordo tra Netanyahu e Gantz ha sostanzialmente diviso solo la coalizione che era con Gantz, perché poi invece il blocco intorno a Netanyahu, diciamo, dimmi se questo parallelo è troppo schematico o si può tenere. No. E poi soprattutto in chiusura volevo chiederci, c'è una bella prefazione del libro di Sergio Della Pergola che dice alla fine l'inevitabile motto per il dopo Bibi sarà rifondazione israeliana. Insomma, alla luce anche di tutto il lavoro di conoscenza, di approfondimento e di studio che hai fatto su quella realtà, una piccola previsione sul dopo, quando sarà, vediamo se sarà con queste elezioni o dopo queste elezioni, ma una piccola previsione sul dopo te la chiedo, dopo la vicenda Netanyahu.
No, molto velocemente, sulla prima, la prima domanda, il blocco di cosiddetto centrista, diciamo, con qualche macchia di sinistra. Marina ha fatto bene a ricordare la crisi profonda della Avodà, dei padri fondatori, del partito dei padri fondatori di Israele o del Meretz, del sogno sionista per antesignano, diciamo, di sinistra. Sono completamente disfatti, sono due forze assolutamente distrutte e che speriamo da queste elezioni, anche per la democrazia israeliana, possono recuperare qualcosina, almeno entrando alla Knesset sarebbe un grande obiettivo per entrambi, e interpretare anche quel movimento che abbiamo visto l'anno scorso in piena pandemia, a giugno, a luglio, fino a settembre, manifestare nelle piazze israeliane, che oggi non ha una leadership riconosciuta. Netanyahu è stato bravissimo, diciamo, a scomporre e a ricomporre il fronte di Gantz. Oggi Gantz è in caduta libera, Lapid, il suo storico alleato liberale anti-Netanyahu, potrebbe essere il primo partito di questo fronte, guidato da Gideon Saar, che è un fuoriuscito, diciamo, anche se illustre figura, illustre personaggio, uscito dal Likud, aveva combattuto alle primarie passate Netanyahu, ovviamente con una sonora sconfitta, ed è un po', come dire, l'uomo di Rivlin del Presidente della Repubblica, che sta per uscire alla fine del suo mandato, che sarà nei prossimi mesi di quest'anno. Quindi un quadro sicuramente che dà a Netanyahu più forza e più determinazione, diciamo, nel ripresentarsi come il federatore migliore per fare gli interessi degli israeliani, guardando a quello che succede nel mondo, perché indubbiamente colui che ha portato Israele al tavolo dei grandi, pur se è un piccolo stato. Nello stesso tempo Della Pergola conclude, e io condivido molto la sua bellissima prefazione, è molto attenta, è un grande demografo, siede nel comitato scientifico dello Yad Vashem, è una figura davvero di grande prestigio, con la ricostruzione di Israele. Comunque è una democrazia che va ricostruita, perché votare 4 volte e immaginare di poter rivotare ancora, perché questo voto serve sostanzialmente a Netanyahu per prendere qualche altro mese, restare in sella, non affrontare al Palazzo di Giustizia i vari procedimenti che lo riguardano, e sono tanti, e intanto avvicinarsi alle elezioni del prossimo Presidente della Repubblica. Devo dire, c'è tutta l'alchimia, la capacità del falco, però c'è anche il fatto che un paese in qualche modo così si prostra, diciamo, dinanzi al suo leader, e allora un po' di sussulto, diciamo, ci vorrebbe per tirare fuori le unghie e farsi sentire già martedì. Grazie. Il signor Netanyahu, Israele, 2 anni di politica fra elezioni, stabilità e pandemia. Faccio rivedere. Katas De Girolamo Reichel, ringrazio molto Alfredo De Girolamo, ringrazio di cuore Marina Sereni per questa mezz'ora insieme, e vi saluto. Grazie Marina, moltissimo, grazie Michele, grazie. E complimenti per questi appuntamenti che fate. Grazie Michele, veramente, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Perché il titolo Brevi cenni sull'universo? Intanto è un omaggio a Gramsci. Alla fine ho scelto questo, Paolo Giordano, sul contagio, che dice: mi torna spesso in mente in queste ore, insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Volevo
volevo chiederti, ma quando io facevo il rappresentante di istituto al liceo scientifico Vitruvio Pollone, Spollione, siccome alcuni stanno seguendo, ti salutiamo, ma tu dove stavi? Che stavi facendo? Io ero al Pollione e ti ho anche votato, Michele, quindi... principio di modifica dell'assetto dell'Europa c'è stato ed è una modifica positiva. Chinnici racconta che quando nel suo ufficio lui chiama un magistrato all'epoca assolutamente sconosciuto, si chiamava Giovanni Falcone, e Chinnici intuisce che ha una gran testa e gli affiderà importanti, delicati procedimenti. Ci racconta che nel suo studio si precipita un altissimo magistrato palermitano, il procuratore generale, e soltanto gli fa questo discorso: ma sei matto? Cos'è questa storia che a sto Falcone, che sembra bravo, tu gli affidi dei processi di mafia? Vuoi proprio rovinare l'economia siciliana? Ecco, allora come oggi, e anche questo è l'atteggiamento di chi muove, secondo me, magari inconsapevolmente, con tante cose, troppa legalità da fastidio. Scrivere Borgo Sud è stato come mantenere una promessa a loro. Anche lo scrittore per te diventa un personaggio. Il libro è stato assolutamente pensato prima, perché l'idea, la mia idea era quella di provare ad aggiornare la lettura su una questione che reputo cruciale, che è la geopolitica del cibo. Io penso che di aver scritto fondamentalmente un libro che è anche politico, e perché scrivere è sempre un atto politico, secondo me. Quando si scrive si fa sempre un atto politico, cioè politico nel senso non partitico, ma che interessa la polis, la comunità degli uomini. Per questo Liborio non è circoscrivibile, perimetrabile soltanto in una città, in un luogo, ma Liborio può vivere in qualsiasi posto. Quindi io credo che questo rapporto politica-cultura che sia stato scisso, politica-etica altrettanto, ha portato anche a una rottura del rapporto tra politica e partecipazione. Tutto inutile se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale, ed è là in fondo che, in una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente. E Polo, l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e sapere riconoscere chi è cosa in mezzo all'inferno non è inferno. Farlo durare e dargli spazio.